appena vissuto, preoccupati forse di un cerchio che si chiude, delle lacrime che hai, dell'oro. Ma vorrei andare a festeggiare. Intanto festeggiamo insieme. No, vabbè, è stato... Ancora ci dobbiamo rendere conto di quello che abbiamo fatto, perché è stata un'Olimpiade straordinaria. Abbiamo perso un solo set, credo che è un record in un'Olimpiade. Però il nostro mantra è stato sempre partita per partita, palla per palla, non pensare alla palla che si è perso. Questo è stato una costante per il nostro gioco, come d'altronde il tennis è uno sport dove uno può perdere il filo della partita in qualsiasi momento, e in questo le ragazze sono state formidabili, perché ci sono stati momenti di difficoltà, però noi siamo stati sempre in partita, correggendo semmai qualche errore, con grande determinazione, ma anche con grande lucidità, con grande fuoco in difesa e copertura, come abbiamo parlato, però con freddezza a muro e nella distribuzione del gioco, perché se uno poi mette fuoco dappertutto non va bene, e se è solo tattico nemmeno va bene. È una combinazione che loro hanno fatto molto bene, e questa credo che è stata la miglior partita di tutte quelle che abbiamo fatto, proprio la finale. Adesso quel 10 è arrivato come voto e l'oro finalmente è stato sfatato, avete scritto qualcosa veramente di storico. Fino alla nostra prima intervista mi hai detto il mantra, l'hashtag, l'abbiamo chiamato così, qui e ora. E adesso qui e ora, Giulio, in quel cuore lì che batte, cos'è che sta battendo più di ogni altra cosa? Ma l'orgoglio per questa squadra, per questo staff, per la pallavolo italiana, perché va detto anche che sia il CONI che la federazione ci ha messo in condizioni ideali di lavorare. E abbiamo avuto tutto quello che avevamo bisogno, e proprio tutto. E quindi questo va riconosciuto, perché penso che questa è una vittoria del movimento, anche del movimento pallavolistico femminile, di tutti i club, sì, non solo di Serie A, ma anche dei piccoli club. Io credo che la pallavolo femminile con questa vittoria può fare un salto molto grande a livello di popolarità, perché la pallavolo è alle ragazze quello che il calcio è ai ragazzi, è lo sport numero uno, senza togliere agli altri, però la quantità di ragazze che vogliono giocare a pallavolo, no, non ci sono palestre che bastino, e quindi magari mancava una vittoria così importante perché faccio un salto di qualità a tutti i livelli. Giulio, chiudi un attimo gli occhi, ritorna al giorno in cui ti ha squillato il telefono, il presidente ti ha detto: Giulio, verresti così per provare, no, ad andare alle Olimpiadi, magari mettiamo una medaglia. Oggi è d'oro, Giulio. Ma poi è strano, perché l'Olimpiada di solito arriva dopo 4 anni di lavoro, e questo era dopo 4 mesi, e quindi io ho fatto delle scelte di lavorare su delle priorità che ci permettessero un cambiamento veloce, però a volte uno si propone certe cose, i giocatori fanno fatica anche volendo, però ci mettono molto tempo. Queste ragazze ci hanno messo pochissimo tempo, hanno cambiato in pochissimo tempo, e poi si sono compattati anche come gruppo, quello aiuta, non è imprescindibile, però aiuta, perché qua siamo stati 3 settimane in convivenza, convivere durante 3 settimane sotto stress, è importante che il gruppo abbia buoni rapporti, perché tutto è più leggero in quel modo. È chiaro che le vittorie aiutano, e quindi il gruppo ha aiutato anche. L'ultima cosa che ti chiedo è se il tuo volo personale da quegli anni 90 da Atlanta oggi è atterrato e ha trovato pace. No, perché io non ho mai non avuto pace. Questa è una cosa che sa, io non mi sento come Baggio che dice che non ha pace perché ha sbagliato il rigore. Anche lui dovrebbe essere in pace, perché sono cose che succedono. Quella squadra è stata una squadra straordinaria, che poi ha perso una partita per 2 palloni. E io ho sempre accettato questa cosa sportiva, a volte vinciamo per 2 palloni e a volte perdiamo per 2 palloni. Questa volta non abbiamo vinto per 2 palloni, abbiamo stravinto, questo va benissimo, però può succedere il contrario. Io non ho mai avuto questa ossessione di che mi mancava l'ora, no, a me non mi mancava l'ora, non è che sono venuto alla femminile a vincere l'Olimpiada che mi mancava, assolutamente, anche perché era impensabile all'inizio dire ma andiamo a vincere, c'era da ricostruire una squadra che era un po' in difficoltà, aveva fatto molto bene in passato, perché questa non è una squadra che non ha mai fatto niente, questa è una squadra che ha fatto molto bene anche in passato, ha vinto UNL, è arrivato secondo a un mondiale, ha vinto un europeo, quindi non è che, però era un momento difficile, quindi io non è che
l'ho presa e dico allora vado a vincere l'Olimpiade che mi manca, assolutamente. Pensavo di fare un lavoro, un buon lavoro, che rimettesse questa squadra ai primi posti. Però arrivare primi poi dipende da tante cose. Però adesso ci sei, goditela. Grazie davvero al maestro Giulio Velasco. Grazie Giulio. Grazie, grazie a voi.